vabbè, dopo quasi esce ancora meno 25.000 euro per concessioni cimiteriali. Viene ripreso il dato dei 9.000 euro relativo alla realizzazione dei centri di pubblico accesso e poi c'è, vabbè, c'è un altro dato che è importante, che è la dimensione dell'impatto stradale, sarebbe quello della Coca-Cola. Una diminuzione dei proventi da concessione di edilizie è meno 224.000, quando non so come deve essere un settore in crisi. Ecco, poi altri dati, mi sembra ci sono meno 15.000 euro per le borse di studio e meno 15.000 euro per l'assistenza domiciliare, 8.000 euro per la messa scolastica e meno 12.000 euro per i trasporti scolastici. Poi secondo me un altro dato essenziale, e anche qua c'è uno spostamento di meno 305.000 euro, riguarda la mancata alienazione dei terreni comunali e del fabbricato, sarebbero il dotto alla morte della casa cimitero, sono quelli lì che praticamente sono ancora in protezione comune. Ok, poi, cioè ok, vabbè, mi tiro fuori i dati, non parlo di spiegare niente di altro, ma se lo conosco via, poi c'è, no, secondo me avreste dovuto essere un po' voi a elucidare questi dati. Comunque, vabbè, io vado a sottolineare quelli che mi sembrano un po' più esemplificativi. Poi ci sono 48.000 euro di personale, nuove imputazioni di spesa con contestuale riduzione del servizio demografici, centralino e emisso. Nuovo segretario comunale del 33%. Vorrei capire anche questo dato qua. Poi per quanto riguarda i trasporti, c'è un altro dato di 125.000 euro, servizio di trasporto e messa scolastica non più esternalizzati. E poi un altro dato, 29.000 euro, dove c'è il discorso manutenzione ordinaria, strade e sgombero neve. E poi questo dato qua è stato tolto. Quindi vorrei capire, cioè, quanto effettivamente dei 29.000 euro è stato speso per lo sgombero della neve e quanto per la manutenzione ordinaria, insomma, delle strade. La neve è calata nel 2012. Sì, non so, poi mi sembra che sia stato anche tolto quasi completamente, vabbè, meno 13.000 euro minore spesa per sgombero neve, nel capitolo 6.700 euro per la manutenzione a parte dei giardini. Poi secondo me anche un altro dato, qui sono stati spesi praticamente altri 15.500 euro per l'integrazione della rete della casa di riposo, praticamente sarebbe due soldi che non ci mette la ragione di integrare il comune. E di solito questi soldi qua vengono messi annualmente, o c'è stato non so, un aumento più o meno sospeso da quel parte? Ecco, 9.000 euro, manutenzione ordinaria del cimitero, anche qua secondo me il discorso del cimitero qui dovrebbe essere, avevamo fatto anche noi delle interrogazioni, è un capitolo molto pesante perché necessiterebbe di manutenzioni straordinarie, perché effettivamente ci sono delle condizioni anche di fatiscenza, capisco che non è facile, però secondo me bisogna iniziare un po' a pensarci. Da questo punto di vista anche con una maggiore somma. Poi 127.000 euro, 287 di manutenzione straordinaria opere pubbliche, e vorrei capire il discorso delle opere pubbliche, cioè cosa è stato fatto con l'opera pubblica. Vabbè, quasi ci sono davvero fatto tutte le richieste del gli altri sinceramente non li ho dato più tanto, si parla solo questi argomenti. Rispondo rapidamente per quello che facendo notare che il conto consuntivo non è un bilancio preventivo, cioè nel senso che è chiaro, sono una serie di operazioni di contrazione che possono avere anche
pubblica troveranno un riscontro nel bilancio preventivo, che tra l'altro sarà anche abbastanza breve, appena ci diranno definitivamente, perché tra questa settimana esce una circolare esplicativa che varia ancora una volta i cespiti previsti per quanto riguarda soprattutto il settore agricolo. Appena avremo questa circolare esplicativa, andremo poi a impostare il bilancio previsionale, che è impostato sostanzialmente, aspettavamo questa discussione. Prendo anche l'occasione per dire che verrà fornito a tutti i cittadini, almeno per la prima parte degli anticipi, un supporto di consulenza che dovrà arrivare fino alla pubblicazione dei bollettini o comunque alla comunicazione di quanto viene pagato. Quindi da questo punto di vista verrà fornito questo servizio ai cittadini, almeno in questa prima fase che è stabilita per legge e quindi non lascia spazi a ulteriore interpretazione. Per quanto riguarda quindi le osservazioni che faceva il consigliere Montemezzi, ripeto che questo è il conto consuntivo, quindi il conto consuntivo è stato ampiamente verificato in tutta una serie di variazioni, sono quelle che sono andate proprio in assestamento. Ci sembrava quindi pleonastico, se volete, comunque ripetitivo, andare a ripetere. Non è che noi ci dobbiamo gloriare o non gloriare di questo conto consuntivo o di andare a evidenziare i settori, in quanto non è nient'altro che la fotografia di quello che è successo nel 2011, in cui parte in base al bilancio che noi non avevamo predisposto, anche se poi siamo intervenuti con una serie di variazioni, e quindi l'obiettivo primario, l'abbiamo sempre detto, quindi possiamo anche ripeterlo ancora, era quello da una parte del rientro del patto di stabilità e quindi poi di un riassetto che ci permettesse poi già da quest'anno di cominciare a programmare un attimo. Quindi chiaramente i mutui non potevano essere fatti, neanche quest'anno riusciamo a fare i mutui perché poi abbiamo un vincolo anche di bilancio. Mi sembrava anche di averlo detto in una delle relazioni finanziarie che la scadenza dei mutui che ci permetteranno di operare sarà sul 2014, e quindi noi potremo cominciare a verificare una serie di interventi con mutui assistiti, se ce la faremo. Io credo che sia assolutamente difficile oggi riuscire a fare previsioni con la situazione economica attuale rispetto a 3-4 anni che verranno. Per dire l'ultima mazzata che è stata data in comunica da parte nostra, non voglio andare a chiedere sul bilancio di previsione, sono altri 220.000 euro, mi pare, che sono stati tolti ulteriormente, non ricordo, tra 220 e 112, una cosa del genere, che sono stati ridotti ulteriormente, quindi dovremmo fare i conti anche con questo, quindi la situazione non è sicuramente felice da questo punto di vista. L'altra questione che troverà l'anticipo uno sforzo consistente, rispondo anche sulla questione del reperimento dei finanziamenti regionali, potremmo andare a cercare i finanziamenti regionali, ma si mette da fatica a riuscire a tirare fuori. L'unica cosa che siamo riusciti a fare, e credo che questo sia un fatto assolutamente positivo, siamo riusciti a salvare il finanziamento dei serramenti, che è un finanziamento regionale. L'abbiamo salvato, cioè nel senso, per carità, non siamo stati così bravi, che hanno fatto piacere a noi la regione, una serie di finanziamenti che c'erano in corso, che avevano problemi che partivano, gli sforamenti di fatto o meno, la regione ha poi approvato una decina, mi pare alla fine del 2011, se non ricordo quando, di cui prorogava per un altro anno la possibilità di andare ad utilizzare i fondi, e quindi siamo riusciti a recuperarli, e questa è una priorità. Ci saranno gli ultimi finanziamenti per un paio d'anni che arriveranno dagli enti pubblici per parte di quelle questioni. Abbiamo fatto il recupero, anche questo non ci pensavamo più perché ce l'avevano definitivamente tolto con una delibera, poi siamo riusciti a recuperarlo per l'otto della Cuffia facendo anche alcune interventi di convincimento da parte per quanto riguarda la Fondazione Cari Verona, che riguarda Villa Raimondi, tanto è vero che siamo riusciti a dare poi l'incarico, e anche per il PAT non riuscivamo a muoverci perché abbiamo dovuto riprendere l'incarico per una serie di cose che ci hanno impedito dal Patto di Stabilità, quindi anche quest'anno non sarà un anno da vacche grasse per dire per questo comune, è un anno in cui rimettiamo in moto una serie di finanziamenti e finanziamenti. Il fatto positivo ci hanno riconfermato per quanto riguarda i finanziamenti esterni, per magari l'assessore di dire alcune cose, è stato riconfermato il primo straccio di finanziamento per l'acquedotto, di cui non ha assolutamente bisogno,
tentando di recuperare questo appalto con un occhio di riguardo alle ditte locali, cioè, nel senso che anche in questo caso, ma non perché le ditte locali, cioè siamo in una situazione nazionale in cui tutti hanno diritto di lavorare, però con una situazione come quella dell'Atter, in cui credo sia il quarto, il quinto, il sesto appalto, non so, intanto mi salta uno, perché la formula di appalto prevede partecipazioni strane o larghe o cose di questo genere, noi siamo convinti che se riusciremo insieme all'Atter a trovare delle forme in cui vengono privilegiate anche le ditte locali, probabilmente è più difficile che le ditte locali poi scappino via a metà, perché bisogna anche solo guardare un'immagine. Da questo punto di vista siamo molto contenti che la parte di serramenti sia stato vinto da un raggruppamento di imprese locali, che tra l'altro sono anche presentate come tali, quindi un minimo di ossigeno da questo punto di vista c'è. Per quanto riguarda poi alcune criticità di cui faceva cenno il consigliere, per quanto riguarda l'architetto Gabrielli ed altri, abbiamo risolto la questione, nel senso che le criticità con l'architetto Gabrielli sono state risolte nell'ambito dell'affidamento dell'incarico esecutivo per quanto riguarda il remonti, su cui aveva già partecipato, quindi si è andato poi a un accordo generale, comunque non era un debito fuori bilancio, cioè era un debito che aveva coperture, normali, c'erano delle contestazioni per quanto riguarda la quantità di lavoro fatto o non fatto, ma comunque questo è andato a buon fine, così come l'architetto Vincenzi, mi sembra oggi aver visto anche un'interrogazione per quanto riguarda la struttura da costruire in zona industriale, anche questa è stata fatta una convenzione con l'architetto Vincenzi che ci ha fornito alcune prestazioni di lavoro che riguardano proprio questo argomento e quindi abbiamo chiuso la presenza anche lì. Da questo punto di vista siamo andati a coprire. Per quanto riguarda l'archeologico, sono state chiuse anche queste due vertenze, sia con la regione che con i professionisti che erano stati incaricati, quindi non dovremmo avere più problemi, ma anche il teatro ha presentato una relazione in effetti in cui dava una serie di spiegazioni, dovremmo aver chiuso anche lì, a parte colpi di coda finali, anche con tutti gli interessati da questo punto di vista. Per quanto riguarda le pratiche cimiteriali, vado a memoria su queste cose qua e le concessioni, e chiaramente il comparto dell'edilizia in questo momento è assolutamente carente, quindi ci crea molte preoccupazioni anche dal punto di vista del bilancio. Per quanto poi riguarda i proventi cimiteriali, ci sono cause varie, tra cui non ultima purtroppo anche il fatto che non siamo riusciti a gestire l'emergenza provocata dal settore economato, da chi si è interessato a queste cose, che purtroppo a mancare, quindi abbiamo avuto anche uno sbilancio di pratiche che abbiamo recuperato adesso cambiando, come dicevo prima, nell'ambito delle rotazioni l'incarico, quindi stiamo recuperando poi anche proventi cimiteriali per esumazione o altro, quindi tentiamo di fare un recupero di queste cose. Chiaramente citava giustamente il consigliere Montemenzi, 400.000 euro del fondo di riequilibrio di rifiutare che ti dica che l'emendamento del governo della Lega ti rimanga quello, non ne frega niente, cioè nel senso non li abbiamo rifiutati, li abbiamo accettati, quindi da questo punto di vista abbiamo usato quello che è possibile come fonte di finanziamento, abbiamo ottenuto l'equilibrio da questo punto di vista. Per quanto riguarda poi le antenne, abbiamo anticipato i canoni e quindi anche questo per avere dei fondi per l'equilibrio. La vendita, come citavi giustamente, quella della strada, non mi sembra che da quello che dici poi ci siano state ulteriori domande da questo punto di vista. Per quanto riguarda gli investimenti fatti, mi sembra sia stato oggetto anche di un'interrogazione fatta da un ricordo da quale gruppo, che aveva dato risposta, in sostanza non sono investimenti in opere pubbliche complessive che riguardassero poi impegni progettuali o meno, erano una serie di lavori. Cambiare intorno, si vada di punta, fare un po' delle strade, fare certe cose, quindi diciamo una serie di manutenzioni complessive. Sono perfettamente d'accordo che il cimitero richieda attenzione, stiamo verificando come si possa fare per fare queste cose, io dirò di più, probabilmente dobbiamo fare anche un ragionamento ormai abbastanza approfondito per quanto riguarda
esito, possibilità di espansione per quanto riguarda l'area ad est, per quanto riguarda poi la vendita di residui, beni comunali non strategici, stiamo tentando di capire se è possibile, anche questo, verificando anche il mercato locale, se era possibile alienare i beni invece di chiedere tutti i soldi, tanto per dire, se ci sono delle imprese magari locali disponibili, di chiedere parte soldi e parte lavori proprio per andare a supplire poi problemi di manutenzione più complessiva, perché se per esempio il lotto di Armona per 180.000 euro, non so, se adesso noi avremo intenzione di fare un leggero calo tenendo conto comunque delle condizioni di mercato, però non è escluso che invece di chiedere solo soldi si chieda anche l'attuazione di uno dei progetti di manutenzione che abbiamo in corso, o il cimitero, la caserma, quant'altro, in modo che si possa anche dare un ulteriore sbocco di lavoro a chi partecipa a queste aste che si fanno. Non lo so, mi sembra di non avere altro. Sì, l'unica pagina 25, dove si mette il discorso della tempestività dei pagamenti. Cioè, abbiamo adottato le procedure che sono state chiuse, insomma, da c'è una delibera che è stata adottata anche da voi, mi pare, cioè, nel senso che non è, anzi avevamo avuto una contestazione da parte della Corte dei Conti, mi pare, perché l'amministrazione precedente alla vostra non aveva adottato queste procedure, l'avevate adottata voi perché era richiesta, no? Perché nessuno di noi sia particolarmente bravo da questo punto di vista, perché era richiesta, mentre poi l'amministrazione precedente non era riuscita ad adottarla, è stata adottata da voi, conseguita da noi, cioè sono le procedure previste dalla Corte dei Conti e dall'Agenzia Nazionale, non è che ci siamo inventati niente particolare. No, per sopra, insomma, vedete che è di attuale, se ne parla anche in questi giorni, che insomma le vite in generale si parlano, aspettano. Ah, per dirvi, quel fondo che citavi tu delle antenne, queste cose qua, siamo riusciti per il 9 gennaio di chiudere, per dirvi tutte i saldi che avevamo ancora per la piazza, che non era vero che stava pagata tutta. C'era una serie di saldi ancora presenti, siamo riusciti a pagarli, tentiamo di fare quello che è possibile. Tenete conto che oggi abbiamo problemi tecnici, perché li abbiamo, perché l'economato in questo comune soffre di carenza di personale, soffre di mancanze improvvise, non ci mancano due persone, non una, c'è un colpo solo per motivi vari, insomma, perciò potevo dire il motivo, che era una cosa che era fuori la placcia. Comunque abbiamo problemi, insomma. Sì, ma se posso chiedere, prego, la diciamo dal punto di vista tecnico, per snellire quello che sono i pagamenti, com'è che si procede? Ecco, perché è una materia secondo me importante. Va bene, sei in grado di fare dei termini, ma mi viene da risuonare, ma sei in grado di fare dei termini. Facciamo proprio fatica. Si fanno le delibere, lo si fa le determine e dopo le resta ferme e magari passa anche 3, 4, 5 mesi prima che la ditta sia pagare. Cioè, da questo punto di vista, che misure organizzative. Vabbè, le misure organizzative sono state stabilite, c'è la partita con una certa tempistica, la registrazione della fattura, della trasmissione dei responsabili, i responsabili devono mettere determinate codifiche per accelerare, per non fare in modo poi dopo che si arrivi. Questo soprattutto per le spese di quella parte corrente. Dopo, per le spese in conto capitale è anche un discorso che bisogna fare una valutazione un attimino a monte, cioè il momento in cui si prende l'impegno, perché è da vedere se è compatibile con tutto il programma dei pagamenti, perché c'è il discorso del patto di stabilità, che diciamo che investe anche la parte corrente, però essenzialmente ha rilevanza per la parte investimenti. Quindi questo, solo che il discorso che per gli investimenti, per esempio, uno si trova anche una serie di residui da dover gestire e quindi se nell'anno l'obiettivo del patto di stabilità è abbastanza elevato, dopo diventa un attimino difficile poter gestire, per cui ci può essere
qualche ritardo, cioè quello è il discorso, perché per esempio anche allo stato attuale, quando hanno lavorato col sindaco, l'obiettivo del patto per il comune di Nogara per il 2012 è intorno a un saldo positivo di 500.000 euro di euro. Capisci che è un obiettivo un attimino difficile da raggiungere. Cioè, come dire, so, cioè, che una famiglia... Cioè, avete inserito, parlo da profano perché non conosco bene la materia, avete inserito una sorta di codice per verificare che c'è stato un pagamento? No, delle procedure standard che deve seguire, cioè a partire da quando arriva la fattura sino al momento del pagamento. Poi dopo ci possono essere dei problemi tecnici o a livello organizzativo o a livello, ripeto, del patto di stabilità, per cui a volte si rallenta un po' di meno. Cioè, nel senso, però, quello che diceva Ferrari, abbiamo problemi proprio materiali di procedure, nel senso che abbiamo proprio problemi materiali di spendere a volte, per dire, abbiamo anche raggiunto una serie di deliberazioni di giunta che facciamo proprio di caso. Tecnicamente, oltre alle procedure che diceva, abbiamo speso il fatto che prego, segretario, scusi, professore Paio, un secondo operato. Vorrei che fosse messo per fare che lo scorso è stata consegnata la relazione. Ah sì, va bene, no, certo. No, sono d'accordo. No, c'era una relazione fatta dal Magico Teatro che viene citato, il fatto che non è stata consegnata. È un discorso di quale per completare un po' il discorso dell'ufficio della giuria e dei responsabili, evidentemente lo Stato cerca di essere, e anche l'attuale governo, un po' di meno, in teoria cerca di dare delle linee di indirizzo da seguire per quanto riguarda i pagamenti, che evidentemente poi contrastano un po' con le norme di carattere generale legate al patto di stabilità, che da una parte invita i comuni a liquidare entro i famosi 30 giorni e poi dice, vabbè, comune, se tu paghi dopo sfori il patto di stabilità e quindi i comuni stanno anche un attimino attenti a queste cose. Le ditte lo sanno e in certi casi evidentemente accettano anche qualche ritardo di pagamento pur di incassare. Se poi guardiamo nell'aspetto del bilancio, evidentemente finché non si approva il bilancio di previsione, gli impegni e i pagamenti sono sempre limitati, i famosi dodicesimi di bilancio rispetto all'anno precedente. Quindi è difficile poi procedere a tanti pagamenti. L'attività nei primi mesi dell'anno è sempre rallentata finché non si va ad approvare in maniera completa il bilancio. Per cui ci sono questi aspetti legati alle spese in conto corrente, alle spese in conto capitale. Le prime sono legate un po' alla gestione ordinaria che è legata ai dodicesimi finché non si approva il bilancio. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, a maggior ragione c'è un ulteriore limite che è legato al rispetto del patto di stabilità. Quindi sono difficoltà che tutti i comuni incontrano al finale del piccolo. Il piccolo forse non hanno il vincolo del patto rispetto al patto di stabilità, però tutti soffrono, considerando che comunque lo Stato, quando si sente per televisione, va a finire che paga dopo un anno o due anni. Insomma, noi qua parliamo di interi che devono essere pagati per il tempo, però se l'esempio è questo, noi forse siamo tra i migliori. Come diceva lei, il pagamento di 30 giorni, magari sì, magari posso pagare. Prego. No, posso dire sono tutte che prima si parlava di consulti regionali. Sì, è vero che la regione mette a disposizione qualcosa, non cifre importanti, però è anche vero, notizie degli ultimi giorni, che la regione paga dopo un anno e mezzo. Quindi, se noi andiamo a fare, facciamo ipotesi, un lavoro di sull'ordine di 200.000 euro, magari il 50% è da parte della regione, l'anno e mezzo ti invita a scolare il patto, perché devi comunque pagare l'impresa, devi pagare uscita di cassa e comunque entro l'anno poi non riusciresti a ricevere i soldi della regione. Ecco perché diventa complicato.
complicato e difficile gestire anche questo tipo di finanziamenti regionali. Al momento è fermo più o meno a un anno. Il discorso che si diceva prima, i serramenti, da un lato va benissimo, siamo riusciti a riportare in qualche modo a casa un finanziamento che era stato chiesto tempo fa. Sì, sì, perché poi la commissaria aveva inviato una lettera in regione chiedendo, dicendo appunto che la situazione era quella dello sforamento del patto e chiedendo eventualmente se i lavori potevano essere fatti nel 2012. Inizialmente non abbiamo avuto delle risposte positive, cioè praticamente non abbiamo avuto nessuna risposta. Per quanto ci informavamo non riuscivamo a capire se potevamo fare i lavori nel 2012 oppure eravamo costretti a farli nel 2015. Arrivavamo verso l'inverno e quindi la situazione diventava complicata, perché voleva dire di farli per vacanze di Natale. Pur di non perderli, abbiamo seguito anche questa, diciamo, questa strada. Per fortuna all'ultimo minuto è arrivata questa lettera dalla regione quale ci dava la possibilità di usufruire quest'anno questo fondo per i serramenti scolastici. Il rischio è comunque che dobbiamo mettere noi come comune anche quella cifra che dovrebbe partecipare, diciamo così, perlomeno affiancare la nostra uscita anche quella regionale. Quindi noi dobbiamo anticipare anche quello che dobbiamo fare loro. Quindi il rischio è quindi accettare questo tipo di finanziamento, dire che bello, sono riuscito a portare a casa anche un contributo regionale, però poi rischiare magari anche di scolare il fatto. È un entità, secondo me, che abbiamo visto in questi anni. Bene, ci chiede qualcosa, prego. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti a questa amministrazione perché ho visto che nella proposta di deliberazione siamo già al fondo cassa al 31/12/2012 e all'avanzo di amministrazione al 31/12/2012. Per dire che insomma anche la scrittura dei documenti forse dovrebbe essere fatto un attimino più precisa. Dopo, al di là di questo, insomma, il discorso della discussione di pagamenti per quanto riguarda il 2011 e il 2011, sono dati oggettivi e dovuti in gran parte dal fatto del bilancio di previsione del commissario. Quindi diciamo che tutto quello che è stato fatto è stato un po' conseguenza di questo. Per quanto riguarda invece, io ho notato e volevo evidenziare, per quanto riguarda i residui invece ho visto un disavanzo che è aumentato da quello del disavanzo degli anni scorsi. Già i residui attivi e i residui passivi negli anni scorsi era abbastanza sostenuto, probabilmente non solo per il discorso del patto di stabilità, ma probabilmente si sono fermati i pagamenti e gli impegni. Vedo appunto che le riscossioni dei pagamenti sono abbastanza, nel totale sono abbastanza precisi. Poi invece la sfasatura, il disavanzo di 168.659,52 è dovuto al gioco dei residui attivi passivi. Alla fine c'è l'avanzo, però da una parte abbiamo il principio di economicità che è stato rispettato, però a un certo punto di vista questi 125.000 euro potevano anche essere impiegati un po' di più. Abbiamo sentito che sono stati fatti interventi nel sociale, sono stati fatti interventi nella manutenzione pubblica, però io sento persone che si lamentano su questo. Io so